Stai cercando crediti per FIFA 17 a basso prezzo e in maniera molto veloce? Allora parliamo la stessa lingua. IG Vault è il sito giusto per te. Trovi il link e codice sconto qui sotto in descrizione. Siamo tornati con un nuovo episodio della carriera sempre più spesso, addirittura due volte alla settimana, che è qualcosa che non ha proprio una logica. Però vi piace, sono contento, a me diverte farlo e quindi il contenuto di FIFA più popolare che posso portarvi è proprio questo. Sta per iniziare il mercato, c'è solamente la partita con il Torino prima di iniziare a buttarci di testa nelle trattative e io ho deciso che voglio assolutamente Andrea Belotti, quindi giocheremo proprio contro di lui e alla prossima partita potrebbe essere un nostro giocatore. Noi neroverdi, loro bianchi, così non ci sbagliamo assolutamente. La squadra titolare è pronta e possiamo andare a giocare. Eh no, perché intanto è tornato Berardi e io non me ne ero accorto. Sono contento che sia tornato Mimmo Berardi, anche se vorrei incastrarlo in qualche trattativa dato che l'ho offerto per Royce e per Dybala. Ma tanto sono assolutamente sicuro che questo non succederà. Niang apre tutto, mamma mia che palla per Piazza. Piazza sulla corsa, può vincerla lui, ma Moretti ha fatto un intervento bellissimo. Moretti la mette dentro, uno dei più ispirati per adesso nel Toro. C'è Niang che si vuole appoggiare da Piazza. Piazza si riappoggia Kishna, attenzione ancora loro, dentro per Niang, Moretti ancora l'ultimo uomo però la sbaglia, Iago Falche dentro per Belotti, il tridente magico del Torino, un po' come nella realtà che sta facendo faville. Ora c'è Baselli dalla bandierina che prova a mettere dentro, Belotti la stoppa, la porta via Niang, i due centravanti che sono in opposizione potrebbero giocare insieme dalla prossima. Magnanelli vede un grandissimo taglio di Piazza e come gliela data, guardate quanti giocatori del Toro a coprire, quindi Piazza se li porta via tutti. Pellegrini, attenzione perché c'è Kishna, non riusciamo a servirlo, però Kishna ha la possibilità di recuperarla. Attenzione, c'è Kishna, largo Berardi, prova a servirlo, ce la fa, dietro per Magnanelli, Magnanelli vede il corridoio per Mimmo, e allora lo serve, Mimmo, palle, e palle alla porta. Berardi, ancora lui, Berardi, prova il tiro da lui, Berardi, ce l'ha quel colpo. Andrea Belotti è il pericolo più forte in questa partita, Belotti l'ha protetta benissimo e poi ha anche tirato. Dai, Belotti è un giocatore straordinario, già nella realtà, e poi in FIFA spero che diventi ancora più forte di quanto non lo sia già. Per adesso ancora pochissime emozioni, non siamo mai riusciti a essere pericolosi, quindi ci alziamo e mettiamo offensiva, però attenzione perché poi si scoprono i nostri difensori, mettiamo degli spazi. Iago Falche la tiene con un numero di magia sul fondo, la mette per Baselli che da fuori prova a tirare, c'è la posizione del difensore. Allora Berardi vuole ripartire, ma Berardi non è Piazza, purtroppo Berardi non è Piazza e non riusciamo mai a saltarli con Berardi. Ancora gli Aici, il Torino è in una buona condizione di partita in questo momento, Vives la mette dentro per Magnanelli che capisce tutto, allora fa ripartire Riccardo Kishna, ancora Kishna, c'è Berardi che taglia, Kishna lo serve proprio sulla corsa dove Mimmo può arrivare puntuale, ancora Berardi, ancora lui, Berardi, va largo, da Piazza, che arriva il tiro di Piazza. Ah, l'occasione più pericolosa per adesso, ma abbiamo trovato Zappa Costa davanti a noi. La viene a prendere proprio Berardi, ancora lui, in buona posizione, in possesso della palla. Berardi si gira e rientra sul mancino, Berardi, il tiro, oddio, fuori di tantissimo. Francesco Magnanelli, il nostro capitano, che poi cambia tutto per Piazza, e adesso un 2 contro 1 del Sassuolo. No, rientrato a Velar. Kishina, ma adesso è tutto coperto il Torino, è tutto schierato, proviamo a ripartire con Lorenzo Pellegrini, che è fortissimo, può spaccare la difesa. Pellegrini dentro per Kishna che ha incrociato, Kishna è in area, Kishna prova a girarsi, Kishna ancora lui e c'è il gol, ha fatto un gol da fenomeno Riccardo Kishna, come suo solito è uno dei giocatori più forti che abbiamo. Ma cosa ha fatto, che gran palla che ha dato Pellegrini, che gran conclusione di Kishna, è riuscito con un numero a saltare l'ultimo difensore, guardate Zappa Costa lo perde, arriva sul fondo, frega il numero 4 che è Castan e poi dentro, mamma mia, con il destro infila Joe Hart e ci porta sull'1-0, una partita difficile sbloccata da Ricky Kishna. Sono contentissimo, sono gioioso, sono veramente euforico. Questo gol ci serviva tantissimo. Adesso Kishna è galvanizzato, allora vuole andare a pressare, vuole prendere lui tutti i palloni. E c'è Pellegrini, ancora una volta, l'asse che si può riconfermare. Mattiello, dentro per Piazza, adesso c'è la prateria per Marco. Marco, vai, fai quello che vuoi. Marco, saltali, rientra te. Ancora Piazza, all'indietro da Pellegrini, che si gira e prova il tiro. La palla è lì, Pellegrini, oddio, l'ha sbagliato. L'hai sbagliato sul serio? È uscito di un capello di paletta probabilmente, con la punta, neanche il palo ha beccato. Ma dai, ma potevamo chiuderla qua, potevamo chiuderla sul 2-0, sarebbe stato molto bello. Allora dentro per Piazza, adesso il Toro è scopertissimo perché deve cercare di recuperare il gol. Allora noi ne approfittiamo per fare qualche cambio, proviamo a togliere Kishna anche se è stato bravissimo a fare gol e giochiamo col falso 9. Fuori Pellegrini e Kishna che sono i due che ci hanno portato al gol e dentro anche Rashford. De Sciglio, ma Rashford si è aperto in campo, può andare Rashford ancora contro Moretti, ma Moretti ha fatto una partitona. Allora c'è Piazza, allora c'è Berardi, allora c'è Rashford e scegliamo proprio quest'ultimo, Rashford.
Rashford, ancora lui, cerca dentro Berardi, non lo trova, trova però Piazza, si è messo in mezzo Marco, ma cosa fai? Lasciala andare. Leandro Castan a fare il centro avanti in questo momento, ancora Castan, guardate, se prendo gol da Castan mangio una merda. Più che fare dei passaggi in questo momento dobbiamo saltare l'uomo direttamente, dato che non hanno più nessuno dietro. Ancora Castan, che protegge benissimo il pallone, mamma mia, ma è un centro avanti fortissimo, lo compro. Piazza, mamma mia, Rashford, prova il taglio, è buono Rashford, può andare Rashford, ancora lui, che si è perso un attimo, ancora Rashford, Moretti prende il pallone, a conferma di una partita fantastica. Però Rashford, ti devi svegliare te, cioè hai rallentato incredibilmente. Gnoguri, Piazza si stacca e allora lo serviamo, mamma mia che cavallo da corsa che è Marco Piazza. Ma indovinate chi copre? Indovinate chi copre? È sempre lui, Emiliano Moretti, che sembra Cannavaro nel 2006. Berardi si sacrifica per la squadra, ma Zappacosta è più abile, riesce a mettere questo pallone dentro per Iago Falche. Noi con la testa la copriamo e andiamo con Gnoguri. Ancora Gnoguri, sempre Gnoguri, sempre e solo Gnoguri. Ancora per Rashford, che si è aperto. Questa volta Rashford deve fare qualcosa di fatto bene. È il 90esimo. Andiamo dalla bandierina, Marcus. Andiamo dalla bandierina, Marcus. Cerchiamo di tenerla lì. Cerchiamo di tenerla. Ho detto di tenerla. E poi allarga. Sì, per De Sciglio, che la può mettere. De Sciglio la mette per Berardi, che prova a far la sponda. Non ce la fa, ma ci può arrivare ancora lui. Il nostro falso 9, il nostro numero 10, il nostro simbolo. Berardi rilotta e finisce la partita. E abbiamo vinto 1-0. Gol di Ricky Kishna, che sembra quasi cacà. Adesso con calma, piano piano. 1-0 sul Toro, bellissima partita, dai, sono contento, sono soddisfatto. E adesso possiamo dedicarci al mercato e adesso possiamo andare a prendere finalmente Andrea Belotti. Tanto abbiamo 6 mail nell'ufficio, andiamo a vedere che cosa ci dicono. Offerta per il trasferimento, ancora Donnarumma. Non abbiamo tantissimi soldi, e quindi dovremmo capire, cercare di capire un attimo bene come vendere dei soldini da quelli che sono in vendita. Prima facciamo molta molta fatica a fare delle offerte adeguate ai calciatori. Il Manchester United acquista Lukaku per 56 milioni e noi dobbiamo fare la carità per Dembélé. Mamma mia, ma io tutti questi soldi per questi giocatori non ce li ho. Diawara 10 milioni è tanto. Io ne offro 6, vediamo se con 6 dice di sì. Come osi dirmi di no per Daniele Bonera? Ma come osi? Dammelo subito immediatamente. 850.000 euro e ci sto rimettendo io, ve lo garantisco. C'è la partita col Bari di Coppa Italia, io direi di simularla. Adesso simuleremo un po' tutte le partite in mezzo al mercato, tranne ho visto quella con la Juve il giorno prima della chiusura, perché devo concentrarmi qui sopra. Abbiamo vinto 3-1, per fortuna neanche un infortunio. Ho fatto col De Sciglio e Mattiello, spiegatemi come. Io voglio Marco Reus, quindi ti do Berardi e 10 milioni per lui. Vediamo se me l'accetti. David Villa parametro 0, io per 4 anni lo prendo, non si sa mai. Allora, per Calabria io offro 3 milioni, mi sembrano già sufficienti. Ma figurati Ricky, sei fortissimo, cos'altro posso fare? Grande Magnanelli che decide di continuare con noi. Il capitano alzerà lo scudetto. Ma perché non mi devi dare Bonera? Ma perché? Spiegamelo, dammelo. Allora David Villa, mi stai un attimino rompendo le scatole. Io te li do 5 anni, arrivi a 40, ti do anche giocatore chiave. Poi però non ti lamentare se non ti faccio giocare sempre. 21 milioni per Iheanacho, ma chi ce li ha? Ma chi li ha? Duncan e 7 e ti devi accontentare così, City. Tanto il Milan ha accettato per Calabria. Facciamogli la nostra proposta a Davidino, che ci serve uno sulla destra, così decidi lo mettiamo a sinistra. Simuliamo, come già detto, la partita col Palermo, ma prima mettiamo Berardi nei titolari perché non l'avevo ancora fatto. Dai ragazzi, ci servono questi 3 punti contro il Palermo in Serie A, dopo i 3 con il Torino, così scaliamo la classifica. Battiamo anche la Juventus. Ecco, 1-1. Offerta per il trasferimento per Ragusa. Sono soldini freschi che ci entrano. Facciamo 3-2. Un po' di più di quello che vale. Perché Ribéry non mi accetta questo contratto? Che io lo voglio. Ti do 2 anni. No, 5% per gol, 2 anni. E giocatore chiave, ovviamente. E mamma mia, attenzione, perché Marco Reus per Berardi 10 milioni. Il Borussia Dortmund ha accettato questa offerta. Marco Reus è un bellissimo giocatore, ragazzi, ma Berardi, mamma mia, che cosa faccio? Che cosa faccio? Cosa faccio? Provo a fargli un contratto adeguato, 5 anni, ruolo chiave prima squadra, 155. Poi vediamo se accetta lui, non so se accettare io però. Mamma mia, mando un messaggio sul gruppo dei Brilles e chiedo a loro che cosa devo fare, perché sono veramente, veramente combattutissimo. Ragazzi, sto registrando la carriera e in questo momento il Dortmund ha accettato un'offerta. Berardi e 10 milioni per Marco Reus. Voi che cosa fareste? Magari mandatemi un audio che così lo sentiamo tutti. Certo che prendere Reus sarebbe un colpo fantastico. Poi stiamo trattando anche per Ribéry. Il prossimo anno con Reus e Ribéry là davanti è qualcosa di fantasticissimo, però... No, per chi? Per chi? Per Diawara? Non mi vuoi dare Diawara? Napoli? Napoli? Cosa dici? Dammi Diawara!
Ma perché? Dammi Diawara! No, mamma mia, non ci voglio andare a Diawara, allora dobbiamo andare a puntare su Donsa. 7 milioni, dai. Per 7 milioni me lo dai. Cavolo, mi spiace perché Diawara era veramente molto molto forte. La Samp ha accettato Muriel per Matri 2 milioni. Mi vergogno anche un attimo. Ma dato che a centrocampo a noi serve un colosso e Diawara non ce lo vogliono dare, perché non andiamo a prendere il vero Yaya Touré? Dato che meglio di lui non c'è nessuno che può fare veramente lui. Tra l'altro è in scadenza di contratto. Quasi quasi a parametro zero Yaya Touré il prossimo anno. Fa veramente al caso mio. Facciamo una cosa, prima cerchiamo di prenderlo realmente, quindi contatta Manchester City per acquistare. Touré non ha ancora firmato il contratto, potrebbe lasciarsi convincere un'offerta per 5 milioni? Beh, io 5 milioni per Yaya Touré te li do molto molto volentieri. Mamma mia, Yaya Touré e Royce sarebbero due innesti fenomenali, eh? Contratto rifiutato è contratto rifiutato, ma perché? Vi odio! Capito che siamo il Sassuolo e non siamo il Borussia e il Bayern Monaco, però... Ragazzi, dovete capire anche voi. Guarda, ti do il 5% per gol, 5 anni e giocatore chiave prima squadra. E te Ribéry, basta. Cioè, veramente sta iniziando a rompermi. Quindi vado a contattare Robben ancora. E poi proviamo anche un grande ritorno, ragazzi. Dato che l'anno scorso con la Samp non ha fatto tantissimo. Come devo pagarlo? Ma il prossimo anno gli scade il contratto. Manchester, io ti do 7 milioni. Anche a te. 7 milioni per quelli a parametro zero ormai. Certo che Ibra l'anno scorso mi ha fatto dannare. Riprenderlo anche quest'anno sarebbe forse eccessivo. Oh, vi ha accettato. L'Atalanta ha accettato per Ragusa. E il City ovviamente rifiutato. Però Yaya Touré è diventato un obiettivo interessante, quindi non vi lascerò stare assolutamente. Te ne do 7? 7 va bene? 7 così, come a tutti ormai. Ma che offerta è dell'Atalanta? 8.487.000 euro. Anche Calabria ha accettato, quindi lo teniamo lì insieme a David Villa e andiamo a simulare subito la partita con il Pescara. Robben e Ribéry non ce li voglio andare e Royce ha rifiutato il contratto. E io ti do 180.000 e non ho i soldi per darteli. C'han 170, ce li ho 170, non ce li ho 170. Facciamo 165, glieli ho appena offerti. Ma datemi dei soldi. Simuliamola, dai, e cerchiamo di vincerla, bravi. 2-0, bene, Piazza e Rashford. Tanto c'è un messaggio vocale del Green, sentiamo. Dar via Berardi per aver Marco Reus, magari se vuoi giocare tanti anni non è la cosa migliore. Se vuoi farti un anno o due di carriera, Reus tutta la vita, cazzo. Io te ne do 9-1, me ne chiedi 9-1? Te ne do 9-1. Ma come 15 milioni per Donsa? E poi se me ne chiedi 9-1 non puoi dopo dirmi di no. Dai, Bayern. Te ne do 10, facciamo 10 milioni Robben, 10 milioni Reus. 9 milioni per Yaya. Dai ragazzi, vi scade il contratto. Ma noi non stiamo vendendo nessuno. Ragusa, mi avevano detto che l'avevano accettato. 25 milioni dell'Leicester. Guarda, se me ne date 40 sarò ben lieto di darvi Romagnoli. Ragazzi, io purtroppo non ho soldi. Cioè, se non mi prendono i giocatori, se non contrattano e poi non mi danno i soldi. Simuliamola la partita con il Bologna. Vai, via. Sono un po' teso perché non abbiamo ancora risolto niente. Abbiamo vinto 3-2, doppietta di Berardi, uno di Kishna. Offerta per il trasferimento, Romagnoli, 31 milioni. 31 milioni iniziano ad essere dei soldini interessanti, eh. Facciamo 35, per 35 te lo do. Sono teso, stiamo per vendere Romagnoli probabilmente. Leicester, 31 milioni, ne voglio di più. Dai Marco, per favore, vieni, vieni qua da me, vieni qui. Calabria, mi dispiace, devi aspettare. No, dai, ti prendo, facciamo che ti prendo. Dai, abbiamo preso Calabria intanto, che non è male, però è l'unico forse che non ci serviva un difensore. Adesso in quest'ultima giornata dobbiamo iniziare a vendere, dei giocatori, via, tutti i giocatori. Hanno accettato per Romagnoli, perfetto. Giocatore venduto, abbiamo venduto Romagnoli all'Leicester, quindi possiamo iniziare assolutamente a fare dei disastri incredibili. Abbiamo un sacco di soldi adesso, ragazzi. Adesso li prendiamo tutti noi. Adesso cerchiamo un attaccante perché ci manca il centravanti, l'Ariete, 15 milioni per Milik. Io però voglio Andrea Belotti, assolutamente a tutti i costi. Io voglio Belotti. Ti offro 13 milioni, guarda, 13 milioni per Belotti. E 15 per Balotelli, che mi piacerebbe tanto. E forse adesso riusciamo anche a prendere Iheanacho. Come sempre salutiamo l'ultimo like su Instagram e passate qui sotto in descrizione dove troverete tutti i link ai miei social network e tutti i canali dei Brilles. Non mi stancherò mai di dirlo. L'ultimo like su Instagram è di Matteo03. Ciao Matteo03, grazie per aver messo mi piace alla mia ultima foto. Non so più parlare dopo un'ora di registrazione.